Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi proveremo di nuovo a fare cose. Ultimamente mi piace improvvisarmi mentre provo cose e faccio cose. Anzi, scrivetemi nei commenti cosa potrei provare o cosa potrei imparare a fare. Così mi diletto in queste avventure. Oggi, come avrete letto dal titolo, proverò a fischiare più forte di un clacson di una macchina. Oggi, grazie a degli strumenti sofisticatissimi, proveremo a misurare il mio fischio e poi lo paragoneremo ad altri strumenti. Proveremo a superare una batteria musicale, un clacson di una macchina, un clacson di una moto e altri oggetti che adesso vedremo. Quindi io direi di chiamare qui il nostro giudice, perché oggi facciamo le cose bene. Noi abbiamo un giudice con i suoi strumenti super professionali, Manfredi. Buonasera. Molto professionale, ma anche molto strano. Allora, io ho comprato questo su Amazon dalla modica cifra di 59,99 euro. Non è nemmeno quello più economico, ho preso proprio quello che costava di più, quindi non mi vuoi dire che non è affidabile. Sarà affidabile. Direi di iniziare col primo strumento. Quale sarà, signor giudice? Allora, il primo strumento che andremo a misurare è la cosa più classica che si possa sentire, cioè il battito delle mani. Facilissimo da superare, facilissimo. Proviamo. Proviamo. Ok, ci siamo spostati in un luogo più adatto a fare questi tipi di test, in uno studio insonorizzato. Per quanto riguarda la prima prova, ci troviamo appunto all'interno di questa sala di registrazione. Sì. All'interno della sala abbiamo un trattamento acustico che ci permetterà di escludere gli altri suoni e dedicarci alla potenza in decibel. Proveremo qui dentro sia il battito delle mani che anche il suono della batteria e dei piatti della batteria. Quindi direi di iniziare subito con il suono del battito delle mani. E lui non saprà, perché glielo dirò alla fine. Ah, pezzo di merda. Voi li vedete in sovraimpressione e lui non lo sa. Top, ok, vai. Quindi lo faccio io il battito di mani, bello forte, bello accoppolino, giusto? Accoppolino. Niente, mi facciamo un applauso tipo Felipe. Vado ad appuntare il primo risultato. Vai, sono carico. Secondo suono, non sono mai... Perché ci sono questi pezzi di carta qui? Questi pezzi di carta li avevamo messi perché faceva troppo bordello. Scusate. Prego. Allora, mi suoni questo. Che significa che c'è un colpo netto qua, no, giusto? No, non lo spacco. Fortissimo. È insuperabile, presuppongo. Mi suoni questo? Perfetto. Bellissima suona questa cosa. È proprio liberatorio. È una bomba, picciotti. Ragazzi, siamo in garage, l'audio è un po' così, però abbiamo una macchina e una moto di tutto rispetto, oserei dire, per andare a testare il clacson di entrambi i mezzi. Verifichiamo. Cominceremo con il clacson della moto. Le fornisco le chiavi. Le chiavi, che il giudice deve prendere i risultati, non sia mai che io vada a invalidare. Grazie. Minchia che lunga sta chiave, cioè che figa, 200 metri sta chiave, cioè contame minchia, così. Clacson è... Questo qui, l'ho trovato, sì. Mi sembra perfetto. Chissà se funzionerà il clacson di questa moto. 3, 2, 1... Minchia, è fortissimo rispetto a un motorino normale. Minchia, però un trattore. Adesso proveremo quello di questa bestia. Questa cosa ha... quanti cavalli ha questa macchina, dottore? 304. 304 cavalli. Se questo video arriva a 20.000 like, facciamo un video dove ci andiamo a schiantare con questa macchina. Procedo a fornirle le chiavi anche di questo veicolo. Sì, prego. Questo lo so fare. Perché non abbiamo acceso le luci prima? Se questo video arriva a 8.000 like, ragazzi, vi do questa macchina. Minchia, che sei nano, Manfred. Vai. Sono pronto, dottore. Dove lo si mette? Però qui. Vado. Beh,
Cioè, ha fatto una faccia, raga. Non è per niente invitante. Cioè, io sono bravo a fischiare, ma dubito di comunque di riuscire a superare il clacson di questa bestia. Proveremo adesso in studio con il mio fischietto. Oh, raga, 20.000 like, proviamo sta cazzo di macchina. Ragazzi, siamo alla resa finale. Tocca ai miei fischi. Siamo sempre in una stanza insonorizzata adesso per andare a fischiare. Il giudice è pronto. È il momento, mi tapperò le orecchie perché conosco i suoi fischi dall'ultimo evento che abbiamo fatto. Ah, vero? Erano fortissimi. Tra l'altro, quando abbiamo registrato il video della canzone, non so se tu c'eri, no, forse non c'eri perché si prendono le cose in macchina. Ho fatto un fischio a fare il bombotto di tutta la città, tipo almeno 5-6 volte. No, abbiamo sentito. Infatti, ridiamo perché ti sentiamo dalla collina. Per farvi capire l'entità del mio fischio. Iniziamo. Ne farò un paio, ovviamente, dottore. Madonna, fischia, raga, voi non potete capire, ma fischiano le orecchie in una maniera incredibile. Appunto di questo intanto che mi risca, perché fischiare è tutto un... mi girati, aspetta. È tutto un lavoro di aria e di polmoni. Io non sono messo benissimo a polmoni, quindi diciamo che poi mi inizia a girare subito la testa perché butto fuori tantissima aria in maniera super forte, con tantissima pressione. Vai, riproviamo. Tra l'altro mi viene molto meglio con i mignoli, perché potrei fare pure... ma non è mai perfetto come i mignolini. Madonna, mi sto facendo male la testa, mi scoppiano le orecchie. Oddio, cioè mi dà fastidio pure a me che lo faccio, piccio, è una cosa fuori di testa. Ebbene, siamo giunti ai risultati. Abbiamo 7 posti. E mi deve dire qual è il suono con il decibel più basso. Immagini il mio fischio, che figura di merda che faccio. Allora, secondo me è il battito di mani. Il battito di mani è al 7° e ultimo posto. Chiaro, fin qua ci sta, ok. Qual è, secondo lei, il 6° posto? Minchia, il tamburo, quello basso, quello che è fatto col piede. Al 6° posto si posiziona la macchina. Ma che cazzo dici? Ma com'è possibile, compà? No, sei il cazzo. Al 5° posto? La moto. Al 5° posto si posiziona i piatti della batteria. Picciò, mi si sta cambiando, mi si sta rivoltando il mondo qua. Cioè ho fatto una merda allora, sarò all'8° posto io, non capito. Poi proseguiamo. A sto punto ho perso le speranze in ogni cosa, cazzo. Vai. Gli applausi hanno avuto un decibel pari a 81,6 decibel. Ok. Mentre l'auto ha avuto dei decibel pari a 106 decibel. Ed è 6°. Il piatto ha avuto dei decibel pari a 110 decibel. Di poco comunque. Sì, a questo punto il quarto posto. E a sto punto un po' penso il mio fischio. Il quarto posto è il tamburo basso. Minchia, sto studiando, ragazzi. Se mi riesce, spacco. Allora, comunque, già in teoria ho fischiato podio. Più forte è di una macchina. È sul podio. Quindi ho fischiato più forte di una macchina, già in teoria. Sì. Con vai. 111 decibel. Sì. Andiamo sul terzo posto. Che è il mio fischio, sicuro. Il terzo posto è la moto. No, c'è qualcosa che non va. 112 decibel. Ma 112 decibel è tanto? Io non lo so la scala. Comunque penso sia tanto. Un po'. Madonna, picciò. A questo punto restano solo 2 posti. Minchia, raga, non lo so effettivamente qual è. Io dico io. Dimmi allora, decibel. La batteria ha raggiunto ben 114,8 decibel. Il suo fischio ha raggiunto ben 123,6 decibel. Come è possibile? Credo che potrebbe esistere un Guinness World Record per questa cosa. Non ci credo mai, compa. 123,6 nel picco più alto. Ma 123 decibel è pari a che cosa? Ora lo scopriamo. Cioè, per fare un paragone umanistico. 123 decibel. No, aspetta, voglio rifare un test in autonomia. 123 di nuovo ha preso. Cioè, poi fanno malissimo le orecchie. C'è una cosa fuori di testa. Raga, sono scioccato, ve lo giuro. Sono scioccato. Una conversazione sta su una media di circa 60-70 decibel. Il traffico stradale raggiunge gli 80 decibel. La fresatrice raggiunge 90 decibel. In discoteca ci sono 100 decibel. Una motosega arriva a 110 decibel. Tra i 120 e i 130 si arriva alla soglia del dolore. 123. Sopra i 130 è il banco di prova dei reattori.
attori. Sì, fa il calo, dai. Cioè, o è fallato sto fregno? A 150 è il rumore di una pistola. Vuol dire che tu stai nella sopra la soglia del dolore. Soglia del dolore delle orecchie. Ma effettivamente a me ancora mi fanno un po' male le orecchie. Ora, al di là di tutto, cioè, siamo cazzari. Però mi fischiano da morire le orecchie a me ancora. Non sto scherzando. Cioè, è una roba fuori di testa. Dal video non si capirà mai. Però, compà, 123 decibel è un botto. 123 decibel. Quale cazzo il record? Me lo cerchi, per favore. Il record più del fischio più forte. Lo vado a cercare. Ma il record del mondo è molto vicino al tuo. Il record del mondo è stato fatto da un italiano che si chiama Luca Zocchi. Luca! Ed è di 125 decibel, che secondo me... Compa, li supero sicuro. Se tu ci provi. Qua li superiamo. Ma c'è un tot di secondi da fare? No. Il record mondiale per il fischio più rumoroso è orgogliosamente detenuto da un italiano, Luca Zocchi, di Varese, che nel 2014 ha emesso un fischio di ben 125 decibel. Raga, allora, non so se quel coso è fallato o meno, ma è raggiungibile. Compa, ha fatto 125 con un po' di allenamento e magari uno strumento un po'... Allora, io direi cioè, una cosa. Cioè, mi ci impegno top. Io direi una cosa. A 25.000 like, provi a battere il record. Sì, provo il cazzo di nome scritto sul mio fottuto libro. Se lo battiamo, lo mandiamo. Mandiamo il documento. Raga, che dire? Io direi che per questo video possa essere tutto. A voi le conclusioni. Ho fischiato per 123 decibel, soli 2 decibel dal record mondiale, ma mi impegnerò. 1,4, perché ho fatto 123,6. 1,4, compa, un decibel non è niente. Un decibel tipo fatto. Cioè, proveremo a rabatterlo. Grazie Manfredi per aver fatto la giudice. Ci vediamo appena batto il record.